Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a questo quarto appuntamento di questo nuovo ciclo di webinar, oggi dedicato alla qualità e alla validazione dei dati da pubblicare appunto prima della fase di pubblicazione. Oggi siamo arrivati al quarto appuntamento di questo ciclo di webinar che ripercorre tutte le fasi che abbiamo individuato all'interno delle linee guida per una corretta applicazione appunto delle linee guida stessa. Attendiamo qualche minuto che i colleghi entrino nella stanza, quindi mi prendo qualche minuto di presentazione di questo incontro. Ricordo che appunto questo è il quarto appuntamento dei cinque previsti, l'ultimo si terrà la prossima settimana e riguarderà proprio la fase finale della pubblicazione e del conseguente riutilizzo dei dati stessi. Nelle settimane precedenti abbiamo approfondito, come vi accennavo, le quattro fasi, le tre fasi, per meglio dire, che abbiamo identificato inizialmente, quindi l'identificazione, la mappatura e l'analisi dei dati da rendere pubblici. Le novità introdotte appunto la principale novità introdotta dalle nuove linee guida che riguardano i dati ad elevato valore, e quindi abbiamo fatto uno specifico approfondimento su questo aspetto. Il terzo appuntamento della settimana passata ha riguardato la modellazione e quindi l'arricchimento, il tema della validazione dei metadati associati ai dati. Oggi parliamo di un aspetto specifico che riguarda la qualità e quindi come essere compliant con le indicazioni derivanti in primo luogo dall'Unione Europea, che poi appunto sono state recepite all'interno delle nuove linee guida. La settimana prossima appunto andremo ad approfondire il tema della pubblicazione sui portali degli enti, delle amministrazioni e l'importante fase del riutilizzo dei dati stessi. Questa è la nostra agenda della mattinata, quindi dopo questa mia breve introduzione, Antonio Rotundo di Agid ci riassume un po' le cinque fasi che abbiamo individuato e gli elementi principali di questo percorso. Abbiamo poi Giuseppe Ascone Modica del Publication Office della Commissione Europea che appunto ci racconta le indicazioni provenienti dall'Unione Europea proprio in tema di qualità dei dati. Passiamo poi successivamente alla presentazione di Domenico Natale, di Uninfo che ci racconterà tutte un po' le indicazioni provenienti dalla normativa e dalla regolazione UNI riguardo alla qualità e alla misurazione dei dati. E poi avremo l'intervento di Franco Francia, dell'associazione Dama Italy, che si occupa proprio di attuazione e operativamente di dare delle indicazioni sulla gestione e sulla valutazione della qualità dei dati sulla base delle indicazioni provenienti da prassi e ovviamente anche da norme. Ci vorremmo tenere poi qualche minuto per una breve sessione di domande e risposte. Ricordo a tutti che al termine della mattinata pubblicheremo i materiali, le slide e il video sulla pagina Eventi PA del webinar, quindi troverete poi a partire dal pomeriggio i materiali pubblicati appunto sulla pagina. Non mi prendo altro tempo, visto che abbiamo molti interventi da seguire. Chiedo ad Antonio di attivare la webcam e il microfono in maniera tale da passarti la parola e farci tu un'introduzione più specifica e più dettagliata sugli interventi previsti in agenda. Grazie Ugo e Se buongiorno a mi tutti. sente Antonio, perfetto. Grazie. Sentite? Sì. Ok, grazie Ugo e buongiorno a tutti. Quindi il mio è solo come al solito un intervento introduttivo, giusto per fare un riepilogo
dei tre webinar che abbiamo già svolto in questo ciclo di inizio anno per introdurre gli interventi che poi ci saranno e che saranno ovviamente più nel merito del tema oggetto del webinar. Per chi ha partecipato, nel primo webinar abbiamo affrontato la fase di identificazione, per cui abbiamo indicato dei criteri su come identificare i dati da rendere disponibili come dati aperti per il riutilizzo, dando anche un'indicazione nel definire delle priorità per questa apertura. Se ricordate, abbiamo detto che i dati che prioritariamente potrebbero e dovrebbero essere aperti sono quelli che la direttiva Open Data indica come dati che hanno un elevato potenziale socio-economico, quindi dati di elevato valore, e riguardo a questi abbiamo poi parlato nel secondo webinar anche del regolamento pubblicato da qualche settimana e che è entrato in vigore il 9 febbraio, anche se poi sarà applicabile da giugno 2024. Quindi dati di elevato valore, abbiamo indicato qua quali sono nel dettaglio. Dati dinamici, dati della ricerca, ma anche considerare, abbiamo detto, le richieste che vengono dagli stakeholders, dai coloro che poi saranno i riutilizzatori, proprio perché, come abbiamo sempre detto, la finalità del dato aperto è appunto il riutilizzo anche a fini commerciali ed economici. Nel secondo webinar, poi, proprio collegandoci a questa fase di identificazione, abbiamo presentato alcuni casi d'uso su queste tipologie di dati, quindi un progetto relativo ai dati dinamici, due presentazioni relative ai dati di elevato valore e poi un'attività di una università italiana proprio sui dati della ricerca, proprio per evidenziare come questi dati poi possano e debbano essere creati e debbano essere poi pubblicati per renderli disponibili per il riutilizzo. Nello scorso webinar, quindi la settimana scorsa, abbiamo focalizzato l'attenzione sulla fase di arricchimento e modellazione. Abbiamo detto che una fase importante è quella dove viene definita la struttura e quindi il contenuto dei dati da rendere disponibili come dati aperti, facendo riferimento a degli asset tematici che sono in primis quelli resi disponibili in ambito europeo e poi quelli a livello nazionale attraverso il catalogo della semantica. E quanto all'arricchimento, abbiamo focalizzato l'attenzione sui vocabolari controllati. La fase di cui ci occuperemo oggi, che però, come vedete nel processo che abbiamo diciamo indicato nelle linee guida, che è un adattamento di quello poi indicato nel documento pubblicato dal Publications Office della Commissione Europea proprio sulla data quality, è quello proprio della qualità dei dati, che interviene e può intervenire in diverse fasi del processo di apertura. Una prima fase, diciamo, in cui è necessario, è utile che si valuti la qualità dei dati, è proprio a valle dell'identificazione dei dati di aprire. Quindi, siccome si tratta di dati esistenti, bisognerebbe verificare che quei dati abbiano un certo livello di qualità. Per i dati nuovi, ovviamente, in ogni caso, per tutte le tipologie di dati, può esserci una fase. Dovrebbe esserci una fase di validazione e quindi di valutazione della qualità dei dati prima che quei dati vengano resi disponibili. È inutile dire quanto sia importante la qualità, proprio perché i dati di qualità abilitano meglio di altri, ovviamente, il riutilizzo, proprio perché garantiscono poi l'interoperabilità e quindi possono
essere meglio utilizzati proprio perché rispettano degli standard relativi a livello di qualità. Cosa prevedono le linee guida? Poi chiudo così passiamo ai tre interventi che ha preannunciato Ugo. Il primo punto è che nelle linee guida nazionali abbiamo mutuato le raccomandazioni che sono presenti nel documento che citavo già prima, che è il Data Quality Guidelines del Publications Office. E quindi per i diversi formati che indichiamo come quelli da utilizzare per i dati aperti, ovviamente valgono le raccomandazioni che sono definite in quel documento europeo e che sono oggetto poi della prima presentazione. La raccomandazione principale è che diciamo che lo standard di riferimento per la qualità dei dati è lo standard ISO 25012, che definisce 15 caratteristiche di qualità dei dati. Poi l'altro standard, che è il 25024, per queste caratteristiche di qualità, definisce come misurare queste caratteristiche. Nelle linee guida noi raccomandiamo di garantire almeno il rispetto di 4 di queste 15 caratteristiche, che sono quelle evidenziate, quindi accuratezza, coerenza, completezza e attualità o tempestività. Tempestività significa che il dato comunque deve essere sempre aggiornato e come poi ci sarà spiegato e illustrato nella seconda presentazione. Queste sono le indicazioni di massima delle linee guida. Ovviamente poi si fa riferimento anche in questo caso, come abbiamo fatto già nei precedenti webinar, a tipologie di dati come i dati territoriali che hanno già un framework anche a livello europeo molto ben consolidato. Anche in quel caso ci sono degli standard specifici che sono inseriti nella serie di standard ISO relativi all'informazione geografica e che riguardano la qualità dei dati. Per l'ultimo intervento che introduceva sempre prima Ugo, abbiamo chiesto, siccome noi nei webinar in genere parliamo sempre di pubbliche amministrazioni, però lo abbiamo detto più volte, la direttiva e quindi il decreto di recepimento della direttiva e quindi le linee guida che stiamo per adottare si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutte le utilities, alle imprese private e pubbliche e private a cui è stato commissionato un servizio pubblico. E allora abbiamo chiesto a un'associazione che si occupa, come diceva Ugo, di data management e che quindi nel cui interno sono rappresentate e sono organizzate diverse utilities, anche di darci il punto di vista dell'associazione e quindi delle utilities per quanto riguarda la gestione della qualità. Probabilmente ci saranno delle sovrapposizioni tra le varie relazioni, ma questo significa anche che praticamente poi le caratteristiche di qualità e le misure possono cambiare, diciamo, i documenti di riferimento, ma alla fine le dimensioni della qualità, le caratteristiche e le misure sono sempre quelle. Io ho chiuso e possiamo passare al prossimo. Grazie Antonio, grazie dell'introduzione. Sì, passiamo immediatamente alle presentazioni dei colleghi, iniziando dalle indicazioni che ci provengono dall'Unione Europea e quindi dall'intervento di Giuseppe Ascone Modica, che abbiamo già tra l'altro ospitato in un'occasione precedente. Molto importante perché appunto ci ha dato il quadro complessivo generale su cui poi andare a lavorare con le specifiche indicazioni. Quindi, Giuseppe, a te la parola. Chiedo a Domenico di disattivare audio e video in maniera tale da lasciare poi il video completo a Giuseppe per la sua presentazione. Prego, a te la parola.
Grazie mille Ugo, buongiorno a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi per discutere questi argomenti molto importanti. Questa presentazione di oggi sarà fatta, guarderà le raccomandazioni sui formati per i dati aperti che, come ha menzionato Antonio precedentemente, si basano sulle Data Quality Guidelines prodotte dall'Ufficio della Pubblicazione dell'Unione Europea. Sono Giuseppe Scone Modica e lavoro all'Unione Europea da quasi un anno ormai, e oggi vi presenterò questi formati specifici e le nostre raccomandazioni. Prima di tutto, questo documento, dei Data Quality Guidelines, sono state prodotte da un ufficio specifico del Publication Office, che è data.europa.eu. Se non lo conoscete già, è una piattaforma per i dati aperti dove vengono depositati un catalogo di metadati per dati che vengono dagli Stati membri, ma anche dalle istituzioni europee e istituzioni internazionali. Non ci sono solo dati, ma ci sono anche studi, rapporti, applicazioni, anche materiale didattico che riguarda anche i formati per i dati aperti, anche notizie, articoli e eventi che noi organizziamo. Tra gli studi che sono stati condotti dal data.europa.eu, ci sono state queste Data Quality Guidelines. Queste Data Quality Guidelines, come andremo a vedere adesso, sono state fatte perché, come obiettivo dell'Unione Europea, la qualità dei dati è importante per due motivi principali. Il motivo principale, uno dei due, è il processo decisionale informato. Più i dati sono di alta qualità e più le informazioni, più le decisioni sono prese in modo più consapevole. L'altro aspetto molto importante è l'obiettivo dell'aumento della qualità dei dati, che è il riuso dei dati. I nostri utenti, per qualsiasi piattaforma di open data, il nostro obiettivo è rendere la riutilizzabilità dei dati il più possibile. Quindi, per aumentare la qualità dei dati corrisponde anche un aumento del suo riutilizzo e quindi anche un impatto dei dati aperti. Oggi parlerò, come ho detto, sulle linee guida per la qualità dei dati, quindi Data Quality Guidelines, che è un processo che è iniziato, un progetto che è iniziato nel 2019. L'obiettivo era di analizzare i principali problemi di qualità, perché come piattaforma di Open Data noi abbiamo a che fare con molti tipi di data providers, quindi agenzie che ci forniscono dati, e quindi abbiamo bisogno di rendere uno standard per la qualità dei dati che ricevevamo. Le guidelines sono composte da tre parti. La prima parte è l'analisi dei dati per identificare i problemi, la seconda la identificazione delle dimensioni, degli indicatori, delle metriche della qualità dei dati, che sono anche state discusse nei precedenti webinar. E come terzo, quello che parlerò oggi, è la raccomandazione per fornire dati di alta qualità. Quindi, oggi, alla fine, se potete anche cliccare nel link in fondo alla slide per accedere direttamente alle guidelines. Oggi, adesso guardiamo in modo più specifico le guidelines, e oggi parleremo di questi quattro formati principali. Questi quattro formati principali hanno per ciascuno di questi formati di Open Data, noi abbiamo creato delle raccomandazioni specifiche anche utilizzando e fornendo dei link, degli strumenti che possono aiutarvi a rendere questi formati più utilizzabili, che potrete vedere durante la presentazione. Iniziamo e parliamo del primo formato, che è il CSV, Comma Separated Value. Una delle prime raccomandazioni è di usare il punto e virgola al posto delle virgole. Anche se il nome indica Comma Separated Value, quindi comma, è meglio usare il punto e virgola perché è meno possibile essere confuso con altri tipi di dati, che
che la virgola viene usata molto più spesso. La seconda raccomandazione per questo tipo di formato è assicurarsi che non ci siano spazi o tabulazioni su entrambi i lati del delimitatore della riga, e quindi per evitare che i dati vengano persi, perché visto che il punto e virgola delimita un dato all'altro, non metterli alla fine è importante. Come potete vedere a destra in alto della slide c'è un bad example, un esempio cattivo, un esempio buono. Quello cattivo, come si può vedere, è la semicolon, quindi il punto e virgola è anche alla fine, non dovrebbe esserci. Invece alla fine è l'esempio giusto. Come terza raccomandazione, ogni file della CSV deve contenere solo una tabella. Se la tabella da pubblicare è composta da più fogli, come in Excel, è necessario creare un file CSV per ogni singolo foglio. Questo è importante perché romperebbe la struttura della tabella e ostacolerebbe la leggibilità automatica delle macchine. Quindi è un modo per anche migliorare l'automatizzazione della leggibilità dei dati. Come quarta raccomandazione, si può anche parlare di evitare gli spazi bianchi, informazioni aggiuntive nei file. Questo per lo stesso concetto, che anche se aiutano la leggibilità per gli utenti, quindi anche se si mette il titolo, il colore e diversi tipi di titoli nel file in sé, questo potrebbe ostacolare la leggibilità delle macchine e quindi l'elaborazione, il processo automatico. Spiegazioni come dati, nomi del foglio, altre informazioni dovrebbero essere inserite nei metadata, quindi non nel file CSV per sé. E questo potete vedere negli esempi in basso, l'esempio con la X è dove ci sono molte informazioni come colori, titoli, eccetera. Invece a destra, in basso, c'è l'esempio positivo, quindi è solo un foglio con le informazioni minime ma necessarie, diciamo, per comprendere i dati. Come quinta raccomandazione per i formati CSV, noi raccomandiamo di inserire l'intestazione di colonna, quindi per aumentare la facilità interpretativa, devono essere coerenti e facilmente comprensibili. Se non sono facilmente comprensibili, allora è molto importante inserire questa informazione nei metadata. Quindi se il titolo se l'intestazione di colonna non è comprensibile in modo semplice, queste informazioni dovrebbero essere messe dentro i metadata. Come sesta raccomandazione, bisogna assicurarsi che tutte le righe abbiano lo stesso numero di colonne, questa è per evitare errori di elaborazione dei dati. E come settima e l'ultima raccomandazione, bisogna indicare l'unità in modo facilmente elaborabile. Come potete vedere nell'esempio a destra, ci sono tre esempi, uno cattivo dove l'unità è messa dentro il dato, quindi carbohydrates, carboidrati, 16 g grammi, ma è messo dentro il dato. Un esempio migliore è separare l'unità di misura, e un esempio ancora migliore è usare un vocabolario controllato come stat dicat, come nei metadata, quindi come è messo lì. Cose interessanti che potrebbero essere utili quando si lavora con CSV è usare questi due tool, che sono questi due strumenti, link, che sono nella tabella in questa slide. Potete vedere uno strumento che identifica diverse cose che ho menzionato, come gli spazi vuoti, il numero di colonne, eccetera, e l'altro è come per controllare che tutte le righe hanno le stesse colonne. Quindi sono degli strumenti che possono essere utili. Passiamo al prossimo formato, che è XML. Questo formato ha diverse raccomandazioni, meno del CSV, perché noi come Publication Office tendiamo a promuovere il più possibile il CSV, perché è uno dei formati che è più utilizzato dai data providers ed è più accessibile, più facile imparare ed è più facile condividere. Il formato XML ha diverse raccomandazioni. Il primo è fornire una dichiarazione di tipo XML. Come potete vedere nell'esempio a destra,
cioè ci sono informazioni in cima all'esempio, quelle sono informazioni che sono la declaration, la dichiarazione di tipo XML. Questo contiene informazioni di metadata che riguarda la struttura del documento e sono cruciali per l'elaborazione dei dati in sé. La seconda raccomandazione per questo tipo di formato è fare l'escape di caratteri speciali. Quindi, come potete vedere nella tabella dove c'è la parentesi, sono dei caratteri speciali come il e, il più e meno, le virgolette, che devono essere tradotte, escaped, per essere leggibili dall'applicazione. Queste aiutano le applicazioni ad elaborare i dati e a non commettere degli errori quando ci sono quei tipi di valori. Come terza raccomandazione, bisogna utilizzare nomi significativi per gli identificatori. Ci sono diversi tipi di spelling che si possono usare. Cioè, nell'esempio in basso a sinistra si possono vedere che ci sono degli indicatori come fair trade, dove è meglio usare il tipo di spelling camel case per aiutare la leggibilità dei dati. Continuiamo a parlare di XML. La quarta raccomandazione è utilizzare correttamente gli attributi e gli elementi. Quindi, come potete vedere nel primo esempio a destra, il bad and good, le diverse informazioni devono essere deve essere, scusate, le diverse informazioni dovrebbero essere spiegate in base al loro tipo di dato. Poi, come quinta raccomandazione, bisogna rimuovere i dati specifici del programma perché l'XML deve essere indipendente da programmi specifici e strumenti usati per elaborare i file, così ogni utente può utilizzare il programma che preferisce. Potete vedere anche per il file XML, nella tabella a destra, a sinistra, in basso, ci sono due link che possono essere utilizzati per aiutarvi a creare delle XML più esatte e con meno errori. Come prossimo formato di dato aperto, c'è RDF. Come prima raccomandazione è utilizzare URI HTTP per indicare le risorse. Questo permette l'accesso diretto alla risorsa e rende la risorsa indicizzabile dai motori di ricerca. Quindi aumenta anche la reperibilità della risorsa stessa. Come seconda raccomandazione, noi raccomandiamo di utilizzare il namespace, quindi spazi dei nomi, quando possibile. Quindi questi riducono la verbosità, la prolissità e anche la dimensione dei file. Come identificatori noi raccomandiamo di usare lo spelling Pascal case, quindi maiuscolo in questo modo, e le proprietà camel case. Come potete vedere negli esempi, a destra c'è l'esempio dell'utilizzazione di URI HTTP. E a sinistra l'esempio dei namespace. Qua. La terza raccomandazione, ultima raccomandazione per RDF è l'utilizzare i vocabolari esistenti quanto possibile. Quindi è importante utilizzare dei vocabolari come il Publication Office, quindi invece di dire la license Creative Commons by 4.0, è meglio utilizzare dei vocabolari che già esistenti, come il Publication Office License, come potete vedere nell'esempio a destra. Come gli altri due formati, nella pubblicazione ci sono presenti anche molti link dove si può accedere a strumenti per aiutarvi a costruire un file RDF in modo più esatto. Come ultimo formato, parliamo di JSON. Come prima raccomandazione, noi raccomandiamo di usare il tipo di formato adeguato, come potrebbe essere null value, valori booleani, stringhe, numeri, sequenze, elenchi come arrays o oggetti. Come potete vedere nell'esempio,
Uno degli esempi negativi è identificare ogni singola variabile, ogni singolo dato come stringhe, mentre nell'esempio giusto bisogna andare a vedere in modo più specifico che tipo di dati sono e utilizzare il formato giusto. Quindi bisogna usare il tipo di formato adeguato per prevedere errori provenienti da possibile codificazione di valori vietati o proibiti. Come seconda raccomandazione, bisogna utilizzare le gerarchie per raggruppare i dati. Quindi, come potete vedere nell'esempio a destra, ci sono diverse gerarchie, hierarchies in inglese, per aumentare la leggibilità e la performance quando si elaborano i dati. Come terza e ultima raccomandazione, è molto importante usare gli arrays solo se necessario. Quindi, come potete vedere, tipo mela, nutrienti da 6 a 0 non è efficiente usare questo modo anche perché potrebbe creare dei problemi di misinterpretazione. Quindi è meglio usare i dati specifici quando necessari. Uno degli strumenti anche per JSON disponibili è nel link, che è questo uno strumento che verifica l'input di JSON se è valido oppure no. Con tutti questi formati sono formati che noi come Commissione Europea, come Publication Office, proviamo a comunicare l'importanza di rendere di una qualità maggiore, non solo perché rende la vita nostra come Open Data migliore, ma anche la vostra, ma perché se l'obiettivo principale, l'obiettivo finale è la riutilizzazione dei dati dagli utenti, che possono essere degli esperti, possono essere dei dottorandi, ma possono essere anche degli studenti, i dati devono essere di una qualità non solo leggibile, ma anche utilizzabile per l'elaborazione di macchine, ma anche automatica. Quindi queste sono le raccomandazioni che potete vedere nelle nostre Data Quality Guidelines in inglese, ma anche adesso in italiano nella pubblicazione condotta dai miei colleghi. È stato un piacere, qualsiasi domanda verranno risposte alla fine, io rimango qui e nella chat posterò anche la functional mailbox del mio ufficio, in caso aveste domande più specifiche da farmi, Grazie, grazie sono Giuseppe. disponibile a Io rispondere, quindi approfitterei lascerò la di mia una domanda mail breve nei e commenti. puntuale che ci Grazie mille. è arrivata mentre ci raccontavi la tua presentazione. Direi che possiamo rispondere subito, perché è piuttosto breve. Ci chiedono quali sono se ci sono degli specifici vincoli sui metadati, quindi lunghezza della stringa, caratteri speciali, eccetera. Se vuoi rispondere subito oppure in chat, come preferisci. Sì, posso rispondere adesso subito su quello che conosco. Nel mio ruolo nell'ufficio di pubblicazioni europee non è esperto di dati, però conosco che nei metadata, come ho già spiegato, ci sono caratteri speciali, ci sono dei limiti, quindi ci sono certe regole che bisogna seguire per adattare certi caratteri speciali per essere leggibili poi in futuro. Per la lunghezza della stringa non sono sicuro, comunque fornirò la mia functional mailbox nei commenti, quindi qualsiasi domanda più Perfetto, specifica, più grazie, grazie lunga, noi Giuseppe, siamo sempre grazie del tuo disponibili intervento. a risolvere Passiamo ora qualsiasi tipo di dubbio. all'intervento successivo di Domenico Natale, che ci fa uno specifico approfondimento sulla misurazione della qualità dei dati. Domenico appunto collabora con Uninfo e quindi l'ente di regolazione per gli standard anche sulla qualità dei dati, e vediamo come, no, le indicazioni provenienti da Uninfo poi si conciliano con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea e quelle che abbiamo inserito all'interno delle linee guida. Domenico, se ci senti, puoi Sì, mi avviare il sento, microfono. spero di aver avviato il microfono. Sì. Perfetto. Bene. Perfetto. Ti sentiamo e ti Possiamo vediamo, cominciare. quindi puoi andare. Benissimo. Il Grazie, a te la parola. sottotitolo di questa piccola descrizione della qualità dei dati comprende qualità e validazione.
E volevo sottolineare che in seguito si userà anche la parola valutazione e nell'ultima slide diremo il perché. I 3 punti principali consistevano nel chiarire quali raccomandazioni si possono seguire per definire la qualità dei dati. La risposta è molto semplice, memorizzatela, ma è seguire il modello di qualità dei dati dell'ISO 25012. Lì saranno definite 15 caratteristiche di qualità dei dati, parliamo di contenuto più che di formato, e 2 di queste qualità sono obbligatorie per legge, ma le vedremo successivamente. E tra le 15 caratteristiche si può operare con una certa libertà, perché non tutte forse sono interessanti per il contesto in cui si applicano. Desidero ricordare che la determina dell'AGID del 2013, la numero 68, prevede comunque una raccomandazione su 4 di queste caratteristiche molto importanti e una linea guida dell'UNI, la 11725, ritorna su questo argomento e dà ulteriori indicazioni. Per quanto riguarda le misure, sono disponibili 63 misure della qualità dei dati che riguardano situazioni inerenti ai dati e situazioni dipendenti dal sistema, come vedremo in una tabella seguente. Il risultato di queste misurazioni, una volta applicate, devono oscillare tra 0, oscillano tra 0 e 1, quindi 0 nessuna qualità, 1 massima qualità. La definizione di dato è questa. Il dato è una rappresentazione, aggiungerei qualsiasi rappresentazione reinterpretabile dell'informazione, in un modo formalizzato idoneo per la comunicazione, interpretazione o elaborazione, quindi sia da macchine che da uomini. Quindi il dato potrebbe essere anche un simbolo, io dico sempre anche un cartello stradale, una parola, non solo numeri. Il metadato, la definizione che si dà è molto semplice, è un dato, o si può usare anche la parola informazione, è un dato che descrive un altro dato. E per molti anni, prima ancora che uscisse lo standard 2512, si parlava solo di metadati, cioè metadati come già un valore enorme che influisce sulla qualità dei dati, però con lo standard 2512 e lo standard 2524, che sono in italiano, sono tra i pochi standard tradotti in italiano dal mondo internazionale, e si raggiunge una valutazione del contenuto di questi dati. Quindi dimentichiamo le forme, dimentichiamo numeri, parole, eccetera, si va sul contenuto interno proprio di questi dati. I dati intesi da questi standard sono in formato strutturato, sono esclusi i sensori e gli embedded, quindi il firmware, eccetera, che forniscono dati che non vengono memorizzati, per quanto tutti i dati della sensoristica che sono conservati per successive elaborazioni, sono sottoponibili allo standard. Le caratteristiche di qualità, anche se parlavamo di dati strutturati, quindi di record, AIDA, eccetera, ma possono essere anche stringhe di caratteri, testi, dati, numeri, immagini e anche voci. Quindi è uno standard molto importante, che vale per tutte le realtà digitali di oggi. Le caratteristiche si dividono in queste parti. Alcune chiamate inerenti sono l'accuratezza, l'attualità del dato, quindi il dato non deve essere 10 anni fa o se lo è va indicato, e la coerenza tra i dati, la completezza dei dati e la loro credibilità. I concetti di questi termini saranno chiari con esempi di misure che vedremo subito dopo. Per quanto riguarda la parte rossa a destra, la disponibilità dei dati, e per esempio per l'open data i dati devono essere disponibili in certe situazioni, la portabilità dei dati e la ripristinabilità dei dati sono dipendenti dal sistema, dalle procedure, dal software che ci gira attorno. Quindi non sono direttamente inerenti dati, ma riguardano i dati e la qualità dei dati dipendenti dal sistema. Al centro c'è una situazione mista in cui queste caratteristiche dipendono sia dall'inerenza del dato, se veramente il suo contenuto è valido, ma sia dal sistema che le gestisce. Facciamo l'esempio dell'accessibilità.
che tra l'altro, dico, è una delle caratteristiche obbligatorie per legge, come penso che sappiate, sono stati fatti anche informes dei seminari su questo argomento. Se il dato è accessibile, il dato vuol dire che ha sia un contenuto di un certo tipo, ma sia anche un formato accessibile. Per esempio il PDF fatto da scanner, da un'immagine, non è assolutamente accessibile. La comprensibilità del dato è molto importante. Come si arriva alla comprensibilità del dato? Compreso la questione dei questionari, dei vocabolari o dei dizionari che sono stati già citati. L'altro gruppo di caratteristiche è la conformità alle leggi, e quindi il dato per essere di qualità deve essere conforme alle leggi e anche ai regolamenti, tipo quelli già spiegati sui formati dei sistemi dei dati accessibili, ma le due principali leggi a cui siamo vincolati è appunto quella dell'accessibilità, la legge 4/2004, ma anche il GDPR. Per cui se ci fosse qualche violazione rispetto a queste due leggi, questo aspetto non avrebbe la caratteristica di qualità necessaria. Poi l'efficienza, quindi anche la velocità dell'elaborazione, la precisione, alcuni dati devono avere un grado di precisione molto elevato, insomma il dato del prezzo della benzina deve essere 4 cifre decimali perché c'è le accise. Allora la precisione è qualcosa che riguarda la granularità del dato e il suo dettaglio. La riservatezza, anche questa cosa rinvia implicitamente al GDPR, e la tracciabilità del dato. Queste sono le 15, per cui quando parlate in riunioni o sentite così parlare di qualità, alla domanda ma che cos'è la qualità del dato, è una di queste o tutte di queste 15 caratteristiche. Le imparerete a memoria, sono molto importanti, non sono tutte realizzabili facilmente, e lo vedremo questa difficoltà dagli esempi di misure che ho tratto, sono circa la metà di quelle esistenti. La cosa interessante di questi standard, intanto, è che principalmente sono orientati all'utente finale. E sono però di ausilio ai progettisti e agli sviluppatori, perché se non gestiscono questa qualità dei dati, tenendo conto di tutte le dimensioni, di queste dimensioni, e sicuramente già si sta premettendo che poi l'utente finale sarà scontento. Quindi è vero che sono nate per favorire l'utente finale, ma sono il grande consiglio, anzi il grande vincolo anche per i progettisti. Accenno, perché non è argomento di questa giornata, che il sistema di questa qualità che stiamo vedendo è stato recepito completamente dal standard della qualità dei dati per l'intelligenza artificiale. Non so quanti di voi già hanno oggetti di intelligenza artificiale o li devono sviluppare o li usano, ma che è successo? Che il sottocomitato dell'ISO che sta gestendo la qualità dei dati per l'intelligenza artificiale, pur avendoli recepiti, ha giustamente avuto la necessità di definirne altre. Altre perché l'intelligenza artificiale è qualcosa di diverso e tra l'altro ci sovrasterà tutti, e in particolare altre misure e altri concetti, dimensioni relativi al gruppo di dati che vanno in pasto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale senza dati non esiste, per cui l'intelligenza artificiale ha dovuto aggiungere circa al momento 6-7 dimensioni nuove. Vi faccio un esempio: se c'è un sistema di machine learning è alimentato da dati di addestramento di questa machine learning, i dati di addestramento creati, concepiti, definiti, devono essere rappresentativi della popolazione che si vuole soddisfare con la machine learning. Per cui la rappresentatività, ecco vi faccio l'esempio, è una caratteristica in più. L'esplicabilità del sistema, che deve far capire all'utente se la soluzione è stata di un certo tipo, un certo altro, un altro obbligo, e per cui esistono, c'è un modello, già c'è ma non ve lo posso far vedere perché è in approvazione, se ne riparlerà eventualmente a un prossimo webinar, e c'è un modello un po' più vasto di questo, oltre a questo, che gestisce la qualità dei dati per l'intelligenza artificiale.
Le misure sono essenziali. Questa è una delle prime misure, addirittura fatta nel 2009 in un'azienda dove ero. E che si fa? Si prendono le 15 caratteristiche, si misurano e in questo caso, per esempio, abbiamo in tre situazioni l'attualità, la credibilità e la riservatezza al massimo livello, ma la completezza dei dati è limitata, è solo il 40%. Per cui in questo senso un'eventuale valutazione e conformità, eventualmente certificazione che già esiste, e è da un ente accreditato, non avrebbe in questo caso una certificazione sulla completezza. E tutto il resto non fu calcolato perché si vede che non c'è, un grafico radar non ha raggiunto, non è neanche colorato, però è un esempio valido per tener conto che la scelta delle caratteristiche da misurare dipende tutto da voi, dall'utente che usa queste cose. Dicevo, lo standard è libero. In teoria si può usare anche una sola caratteristica, motivandola, razionalmente, potrebbe essere l'unica interessante in un database, oppure addirittura inventarne di nuove. Uno potrebbe inventare nuove misure, oltre le 63 misure, e in quel caso specificare esattamente la formula. Bene, io ho semplificato il più possibile questa presentazione. Adesso delle misure abbiamo circa 9 minuti, quindi andrò qui e là abbastanza veloce, ma è importante intanto questa prima. L'accuratezza, che è detta in un altro termine, è il valore vero, è il valore della realtà. A volte in certe situazioni, anche giornalistiche, diciamo, ma qui servono dati certi. I dati certi, tradotto nello standard, sono dati accurati. L'accuratezza può essere misurata sintatticamente e semanticamente. La sintassi è quando, per esempio, se Maria è memorizzata come Mari, è andata là, la misura verrebbe, diciamo, non soddisfatta. La semantica è molto più complessa a verificarla come qualità, perché se per esempio usiamo il nome Giovanni, dobbiamo trasmettere, insomma, un codice fiscale, una cosa, usiamo il nome Giovanni, ma invece era Giovani, mettiamo, oppure era Giove, oppure era Giorgio, il dato sintatticamente è buono, ma semanticamente è del tutto fuori posto. Vediamo alcune misure di completezza, più facile. Ci aspettiamo tutti i dati, insomma, se stiamo rilevando i comuni sono circa 8.000 e li vogliamo tutti 8.000. Se a questo punto noi contiamo il numero di record contenuti in un file sul numero di record attesi, avremmo una misura del 50%. Un altro punto di vista è il numero dei campi compilati. Manca l'indirizzo e quel campo non è completo perché era definito come nome, cognome e indirizzo. Gli altri li abbiamo visti, tipo il numero dei comuni, ma qualsiasi questione che riguarda la compensa va quantificata. Manca il numero di telefono, manca il numero di telefono. La coerenza è una questione molto importante perché, senza leggere tutte le frasi, che intanto poi vi verrà dato il materiale, immaginiamoci la necessità di sicurezza della coerenza dei nostri codici fiscali tra tutti gli enti che lo gestiscono, dalle banche, alle assicurazioni, all'anagrafe tributaria, ai comuni, eccetera. Il codice fiscale non siamo sicurissimi che sia, specie verso altri enti non così formalizzati e strutturati, che sia sempre lo stesso. Anzi, a volte mi è capitato il caso di codici fiscali assegnati in fase provvisoria ai gestori telefonici, mai comunicati nella variazione, e questi tipi di persone hanno l'impossibilità della portabilità del dato fino a che non comunicano al gestore principale qual era il codice fiscale. Quindi tutto ciò che è coerenza tra i sistemi è importantissimo e sta in questa caratteristica. La credibilità è un termine molto particolare perché non si parla mai della credibilità dei dati. Questo vale anche per i big data, vale per tutta una serie di situazioni in cui il dato è sfruttato, impiegato perché è disponibile casomai dai social, però la credibilità del dato non è misurata. La misura presupporrebbe
che il dato abbia fonte ufficiale, attribuzione, quindi accountability, impegno, verifica degli outlier, lo tralascio adesso per, non, per dare spazio alle altre misure, per cui la credibilità non è quello che dice una persona, dice, pretende, dice io sono credibile, ha un protocollo, la credibilità deve essere data da più fonti in modo concordato e in modo ufficiale. Attualità, di quand'è il dato? Allora, quando sia mai perdiamo la carta di credito, là, è importantissimo che il messaggio arrivi in tempo reale a chi deve bloccare le cose, quindi si parla di giusto tempo nello standard. Potrebbero essere secondi, per alcune questioni burocratiche a volte basta anche un anno, bastano 3 mesi, quindi di quand'è il dato? Che età c'è il dato? L'accessibilità la tralascio perché sono sicurissimo che la conoscete e dovete conoscerla, se no richiedete al Formes un supplemento, ma la legge 4 2004 sull'accessibilità è una delle migliori e più anticipate leggi d'Europa sull'accessibilità. Anche lì, quanti campi sono accessibili rispetto a quelli totali? E viene fuori la misura. Le misure sono tutte percentuali, in questo caso sono tutte molto sintetiche, facili. Il problema non è facili, la formula è facilissima, è avere il conteggio di quegli elementi che a volte è complicato. E sulla compliance ho citato GDPR e legge 4 2004, e per quanto riguarda le regole locali, anche l'ultimo intervento della pubblicazione della Comunità Europea, è la compliance anche quella, e la compliance alle linee guida AGID e così via. Riservatezza e GDPR lo salto. L'efficienza, numero dei dati che vengono valutati non solo rapidamente ma anche facilmente. Quindi il dato è percepibile, lo trovate subito, c'è una certa efficienza nel sistema, lo percepite, non dovete navigare 30.000 volte per trovarlo, e il sistema è pronto per una rappresentazione di dati con formati che abbiamo visto prima ufficiali. Quindi specie per l'open data il formato ovviamente è essenziale, in modo che il tempo globale dell'elaborazione tra il sistema che fornisce il servizio, il formato che è quello giusto e la facilità di riconoscimento del dato, quindi la comprensibilità proprio, probabilmente il dato agganciato a un metadato che sta in un dizionario, per ripetere questa cosa, è un aspetto comunque importante. La precisione è quindi proprio il grado di dettaglio che ci consente di distinguere due dati. Possono essere dei decimali, il GPS per esempio adesso ha un errore di circa 1 metro quando guidiamo il navigatore. Col progetto Galileo, non so se è terminato o sta terminando, la precisione del segnale via satellite che riceveremmo sulle macchine è di 10 centimetri, 20 centimetri, quindi tutto quello che è precisione nell'era attuale anche dell'intelligenza artificiale è importantissimo. Per esempio la precisione di una lastra, le precisioni di una tacca, le precisioni di un'immagine mandata da un sistema all'altro, e sono tutti dati, questi che ho nominato, e qui sono contenuti dei dati, l'immagine è dettagliata, noi compriamo il cellulare con più pixel possibile perché vogliamo la precisione, questo aspetto sta diventando essenziale per il riconoscimento delle informazioni digitali. Tracciabilità. Che succede su questi database? Chi interviene? Chi tocca le cose? Chi le modifica? Ci vuole tracciatura anche dell'utente, anche dell'hacker. Perché i dati sono passivi, ecco, diciamo, i dati subiscono, non fanno nulla i dati sono completamente passivi, stanno lì per essere trattati da qualcuno, chi è il qualcuno o è il software o è il sistema. Questi dati devono essere intangibili, proprio protetti, forse crittografati in alcuni casi, e chiunque mette le mani sui dati dovrebbe essere tracciato, oppure il programmatore che modifica il database. Non è sempre così, c'è una certa scelta di rigore, di misurazioni, e comunque è importante tenerne molto conto. La comprensibilità. Perché alcuni dati sono più comprensibili? Perché casomai non sono scritti in alfabeto cirillico, i dati non sono scritti in latino, i dati sono in italiano, sono un italiano facile, ci sono dei termini deprecati anche dall'ISO da non utilizzare, perché sono complessi, complessi da capirsi, e per cui la comprensibilità del dato è alla base anche dell'usabilità. Il dato deve essere disponibile, nell'open data deve essere più che disponibile, se non c'è qualità, come stavo detto, è meglio non renderli disponibili, questa frase, diciamo, prendiamola
con le molle. Portabilità, i dati devono essere portati da un sistema all'altro, trasportati senza deteriorarli. La ripristinabilità, anche questa, lo leggiamo sui giornali quasi ogni settimana, di qualche caso in cui i dati si sono persi, poi misteriosamente, fortunatamente e meritoriamente i dati vengono ritrovati perché non stati salvati con backup. Questo riguarda enti anche grandissimi, riguarda banche, riguarda tutti, e è importantissimo essere sicuri che con accortezza vengano sempre ripristinati. Allora, avendo raggiunto io esattamente i miei 20 minuti in questo momento, vi saluto e ci risentiamo dopo per qualche domanda. Grazie Domenico, puoi concludere. Se non hai molte altre slide, ci possiamo prendere ancora qualche minuto per chiudere la tua presentazione. Non Ah, va bene, abbiamo. grazie. Grazie. Io sì, ho Se... cercato di rispettare i tempi perché sono importanti in questi casi. No, io volevo fare una considerazione generale perché vi devo dire la verità. Io sono nato nei sistemi strutturati e fui assunto in una grande società di informatica italiana 40 anni fa. E non si parlava di dati, si parlava di software, si parlava di processi, si parlava di specifiche, assolutamente. Da una decina d'anni il problema è esploso, quindi tutto quello che era software, l'attenzione va tutta sui dati. E tutto quello che era processi, l'attenzione va sul ciclo di vita dei dati. Sono stato chiamato nel campo dell'intelligenza artificiale proprio per questo motivo, che l'intelligenza artificiale aveva bisogno di qualità dei dati. Per cui io raccomando questo cambio di mentalità, di avere intanto nelle strutture, nelle consulenze che fate, eccetera, in mente che il dato oggi è prioritario. Prioritario rispetto anche, non voglio dire adesso una sciocchezza, ma prioritario anche rispetto a molti standard ISO di processo. Cioè il processo perché è importante? Perché vuole creare la predisposizione a una qualità dei dati. Però a volte il dato nasce in modo misterioso, specie nell'epoca di internet, per cui abbiamo preparato il modello di qualità dei dati per dire qualsiasi processo utilizziate, qualsiasi certificazione non abbiate sui processi, i dati devono soddisfare queste 15 cose. Per cui ecco, il mio messaggio, così conclusivo relativamente, è quello di cambiare mentalità, mettere il dato al primo posto, o almeno allo stesso livello del software e dei processi, e avere degli esperti, anche nelle organizzazioni, che conoscano queste cose e diano delle indicazioni positive per raggiungere la massima qualità dei dati possibili. Grazie Domenico, io direi che posso portarti questa domanda, visto che ne abbiamo una che ci chiede se si può avere un esempio di accuratezza di dati numerici, quindi distinguendo tra Sì, guarda, semantica, tra l'accuratezza sintassi, del eccetera. numerico ce n'è una delle 63 misure. Quindi ringrazio la domanda, l'ho un po' saltata, però è fondamentale, specie per chi ha a che fare con dati numerici, tipo reddito, volume d'affari, quello che sia. E allora, i dati numerici hanno probabilmente un minimo e massimo, quindi è una delle misure, dall'altro, banali, che forse applicano tutti. Per cui, non so, lo stipendio di un dipendente di un'azienda non può essere di 100 miliardi, perché qualcuno ha deciso di essere superiore, però il più interessante è un altro, che è l'outlier, cioè dato un gruppo di dati, potrebbe essere, non so, i volumi di affari di un certo tipo di negozio commerciale, no? Allora, il volume di affari questo negozio ha tanti dati che compongono poi il volume affari, cioè a tutte le fatture, mettiamo le somme, viene fuori qualche cosa. Rispetto al gruppo di dati quantitativi, può succedere che un solo dato a volte, o due, tre, siano completamente fuori grandezza. Cioè il dato è casomai 10 volte la media e si chiama outlier, cioè fuori serie. Inizialmente nell'ISO si voleva quasi consigliare l'eliminazione di questi dati molto molto elevati, perché probabilmente se uno poi fa la somma, pubblica qualche cosa, sta commettendo un grave errore, cioè il dato è fuori serie, fuori completamente ogni range, ogni intervallo. Lo standard suggerisce che quando il numero, quindi la quantità, supera di un certo numero di volte la media, ma di quanto? Rispetto alla devianza media, una cosa statistica, insomma, rispetto a quanto variano i dati dentro questa serie, questo dato anomalo, chiamiamolo anomalo,
fuori serie debba essere assolutamente verificato, valutato da un esperto che sta producendo i dati, c'è sempre un responsabile del trattamento dei dati, questo comunque, no? E questo va segnalato, forse in alcuni casi va bloccato. Io quando faccio come voi un bonifico, la paura di metterci uno zero in più e ho due zeri in più, ancora peggio, è terribile, perché in quel caso il dato diventa un outlier sia rispetto a tutta la serie dei miei bonifici precedenti, ma sia casomai rispetto al totale disponibile in banca. Per cui uno, allora c'è qualche controllino, però mi raccomando che sulle cose meno ufficiali come i dati bancari o i dati assicurativi si faccia all'interno delle organizzazioni un controllo di questi outlier che sono nati. Sapete perché? Da un punto di vista proprio di necessità burocratica del Ministero delle Finanze? Perché quando si passò dalla lira agli euro, avvenne un numero di casi outlier micidiali, tantissimi, perché gli utenti, come tutti noi, copiavano dalla direzione dell'anno prima. Molte volte si copia, non c'era ancora il 730 automatizzato. Allora, copiando dall'anno prima all'anno dopo, senza dar conto che era diventato euro quel numero, e allora il 1000 diventava un milione. Quindi a questo punto è nata assolutamente anche nell'ISO, che è, considerate che questo standard è utilizzato in tutto il mondo, con le stesse misure, e è nata una precauzione nell'identificazione dell'outlier. Quindi i dati hanno un minimo e un massimo, ma non devono essere neanche troppo fuori media. Grazie, io chiuderei anche con quest'ultima domanda. A questo punto approfittiamo, così diamo un po' una completezza del quadro. Ci chiedono se c'è un piano, un percorso per implementare concretamente, operativamente, quanto ci hai raccontato circa le norme UNI e il percorso sulla Un qualità. Cioè, se c'è percorso, sì, forse un piano io avevo specifico. chiuso puntualmente al secondo, adesso c'è la media seguente che poi risponde a questa domanda probabilmente. Allora, intanto stabilire perché vogliamo fare questa valutazione, per motivi interni, per motivi di legge, per motivi. Quindi dobbiamo in qualche modo scegliere i requisiti che vorremmo o realizzare se stiamo progettando un progetto nuovo o contare se l'abbiamo già realizzato quasi un anno fa e ci vogliamo levare la curiosità di vedere la qualità. Quindi stabilire i requisiti della qualità e identificare il prodotto che vogliamo valutare. Questa, ecco, meno male che c'è questa domanda. Non è una valutazione su tutta la base informativa. Nessun sistema al mondo potrebbe applicare questi 15 caratteri su tutto il sistema informativo, perché sono sistemi informativi ormai enormi, esistenti da 40-50 anni, alcuni con dati storici come il catasto, così intoccabili. Allora, che succede? Che va comunque identificata la parte del sistema informativo che è stata sottoposta a valutazione. Posso dire, perché è un dato pubblico, che è su internet anche, che al momento rispetto alla raccomandazione AGID del 2013 su questa qualità dei dati, un'azienda, che è Infocamere ha certificato il registro delle imprese, che era uno degli oggetti raccomandati sia dai piani triennali della PA e sia dall'AGID. Per cui qual è il prodotto? In quel caso è il registro delle imprese. Il sistema è molto più grande, non parliamo dei sistemi di anagrafe tributaria. Oggi l'anagrafe tributaria della popolazione residente è tutta automatizzata e la qualità è stata raggiunta. Ma ricordo fino a qualche anno fa che era automatizzata al 50%, non c'era la completa gestione della qualità. Scegliere l'oggetto, il prodotto o i database, selezionare le misure che abbiamo in mente di applicare. Se prima o dopo, sempre quelle sono le misure, qualche aggiustamento, si possono anche modificare segnalando la modifica, e definire un piano di valutazione e i criteri. La valutazione consiste nel verificare, a differenza di quello che erano le certificazioni di processo dell'intera azienda, su quel database può essere chiamato o un ente accreditato o un esperto, però il certificato ufficiale è quello dell'ente accreditato, che veda che i risultati delle misure, compreso l'outlier che abbiamo visto prima, siano veramente intanto tangibili, intanto misurati, intanto disponibili, e fino a qui il discorso è abbastanza interno. Dopodiché l'eventuale certificatore a campione rifà la stessa cosa, perché le dichiarazioni sono sempre, per carità, ben accette, già si vedono.
tutti i calcoli, però è sempre meglio una verifica da un ente terzo o da un consulente esterno che riconferma con un notaio. Sono qui presenti Tizio e Caio, lui dice, beh, sono qui presenti, oltre ai risultati, anche una riesecuzione del calcolo. Produrre un rapporto finale e eventualmente, è una cosa volontaria, un attestato di certificazione. Su questo, anche nell'intelligenza artificiale, l'argomento sta premendo tantissimo e ancora sull'intelligenza artificiale deve ancora partire questa fase, sugli ambienti tradizionali è già partita questa certificazione, dipende dalla criticità dell'oggetto, cioè se è una diagnosi, mettiamo, clinica di una machine learning che casomai ha memorizzato milioni e milioni di diagnosi, per cui in teoria anche il medico esperto dice, fammi sentire che dice il sistema di intelligenza artificiale, beh, in quel caso la certificazione in futuro dovrebbe essere veramente auspicabile e richiesta. Poi, beh, per esempio all'inizio uno fa da solo, molti di voi faranno da soli qualche cosa, chiamano eventualmente un esperto, fanno un'autovalutazione importantissima questa, per esempio l'accessibilità secondo la linea guida AGID deve e poter essere autovalutata e dichiarata sul sito web pubblico tra l'altro, per cui l'ente dirà io mi sono autovalutato e il sito web è parzialmente accessibile, dice pure dove, penso che non è, e poi l'ente accreditato con certificazione, penso di aver finito. E raccomando, okay, la, sì, grazie. La lettura di questi tre standard, il 12, 24 e la 11. Benissimo, avrei finito. Grazie, grazie, grazie Domenico, grazie del tuo prezioso intervento. Passiamo velocemente all'ultimo intervento, di Franco Francia dell'associazione Dama Italy, che si focalizza un po' più sugli aspetti di gestione e quindi di, no, di, per capire proprio il processo di gestione e di validazione della qualità. Innanzitutto, visto... Franco, a te la parola, ci vedi e ci senti, perfetto. Consentitemi una battuta, sì, sostanzialmente Domenico ha bruciato metà del mio intervento, perché comunque con le due domande che gli avete fatto alla fine ci siamo portati via una parte delle tematiche che affronterò. Comunque, innanzitutto grazie per avermi invitato a questo momento importante. Vi racconto un po', prima di passare al mio intervento, cos'è Dama Italy, cos'è la Data Management Association. Considerate che la Data Management Association è nata più o meno 40 anni fa, quindi negli anni 80, quindi è una millennial, è quasi una boomer, è nata per capitoli nazionali. Dei professionisti della gestione dei dati hanno deciso di creare questa associazione no profit per mettere assieme esperti, accademici, studenti che fossero interessati ad approfondire le tematiche di gestione dei dati e sviluppare delle best practice. Noi siamo arrivati, io personalmente mi occupo non tanto di dati quanto di processi, ma sono venuto a contatto con la Data Management Association sullo stimolo di un mio cliente, di un'azienda con cui lavoravo, fra l'altro un utilities, fra l'altro legata a una serie di dati che poi probabilmente entreranno a far parte degli Open Data. Per cui nel 2016 è nato questo percorso che ci ha portato ad aprire nel 2018 il capitolo italiano della Data Management Association. Voi vedete il link e se avrete voglia di conoscerci siete ben accetti. Perché è importante l'attività di Dama? Perché di fatto una delle vostre domande era come fare a fare le cose che ci siamo detti sulla data quality. Ecco, l'associazione ha sviluppato questo framework che si chiama Data Management Body of Knowledge, che sostanzialmente è un insieme di prescrizioni, standard, regole, processi che trasformano il cosa in un come. Cioè non basta sapere cosa fare sulla data quality, ma bisogna sapere come farlo e come poterlo applicare. Il DMBOK è lo standard ormai universalmente riconosciuto del data management, è un bel tomo di circa 700 pagine, è un reference book per cui non dovete leggerlo tutto, ma potete leggere le parti che vi interessano. All'interno del DMBOK trovate questi tre tools che trasformano la domanda in cosa, in come. Sostanzialmente il DMBOK si compone della Dama Wheel, è la nostra bussola sostanzialmente, che rappresenta le 11 knowledge area
in cui sono suddivise tutte le attività che afferiscono al tema della gestione dei dati. Al centro vedete la data governance e poi vedrete data quality, metadata management e quant'altro. Poi ha l'environment factor hexagon che ci spiega come sono obiettivi e principi di ognuna di queste knowledge area, come intervengono le persone, come devono essere i processi e la tecnologia a supporto, e tutto viene rappresentato in quello che vedete a sinistra, che è un diagramma SIPO. Per ogni knowledge area vengono definiti gli obiettivi, chi fornisce l'input, quali sono le attività da fare, i deliverable, i coinvolgimenti, tecniche, strumenti e misure. Per cui tutto questo ci consente di gestire al meglio tutte le attività legate al data management. Oggi parleremo soprattutto di questa knowledge area, del data quality management, e chiuderemo anche con qualche cenno sulla data governance. Perché nelle vostre linee guida, le linee guida sviluppate sugli open data, si parla di gestione della qualità dei dati associata anche all'organizzazione per gestire la qualità stessa. Arriviamo a parlare quindi di gestione della qualità dei dati. Negli interventi precedenti sono state dette alcune cose interessanti che mi sono segnato. Una è quello che diciamo sempre quando parliamo di queste tematiche. Se voi pensate alla catena del valore di un dato, quindi al dato che mi crea valore, al dato che mi aiuta a prendere una decisione, quindi alla trasformazione data-driven, ecco, dalla qualità dei dati dipende la qualità delle decisioni, per cui diventa fondamentale. Ma prima c'è stata una domanda sull'accuratezza, non voglio anticipare alcune cose che vi dirò dopo, però la qualità del dato dipende anche dall'utilizzo che ne devo fare. Per cui la knowledge area del DMBOK che parla di data quality ci definisce come bisogna creare una data quality awareness e una cultura dei dati all'interno dell'azienda, ci dice come definire valore, costo e impatto della data quality. Vedremo che ogni dimensione della data quality si porta una serie di costi associati per la propria gestione. Ci dice come fare un assessment dei livelli di maturità. Domenico, nell'ultima parte dell'intervento, ne ha parlato. Ci dice come definire dimensioni, misure e indicatori di qualità, che abbiamo visto essere normati anche dalla ISO. Profilare, definire le regole, testare e validare i dati. Quindi ci dice tutto ciò e come dobbiamo fare le cose che sono legate alla data quality. Nell'intervento precedente sono state evidenziate le 15 dimensioni di qualità che afferiscono alla qualità dei dati. Il DMBOK ne considera un numero più limitato, ne considera una decina. Perché? Perché comunque alcune sono molto specifiche legate al tema degli open data. Penso alla credibilità, all'accessibilità, alla compliance. Cioè, se io devo gestire dei dati al mio interno, non ho probabilmente necessità di una serie di informazioni che sono legate invece a quel tipo di gestione. Per cui, comunque, ho queste dimensioni. Prima una domanda era cosa vuol dire accuratezza, quindi, per esempio, il grado in cui i dati rappresentano correttamente l'entità nella vita reale. E voi pensate, se io devo rilevare una temperatura, l'accuratezza è legata al tipo di uso che devo fare di quella rilevazione della temperatura. Se devo tarare l'umidità di una vernice per vedere in quanto tempo si asciuga, è diversa se devo decidere come devo vestirmi. Per cui anche in questo caso la qualità a volte è molto legata all'uso che devo fare del dato stesso. E soprattutto dovete avere sempre ben presente che la qualità costa. La qualità si porta una difficoltà implementativa e si porta anche benefici, per cui però è importante che teniamo presente questo aspetto. Prima Domenico ha detto che non tutte le dimensioni della qualità devono essere applicate ovviamente a tutti i dati, ed è assolutamente corretto. Hai definito le misure della qualità a cui sono legati dei valori, ma è fondamentale riuscire a capire quali sono le dimensioni di qualità da applicare su quali dati e qual è l'obiettivo, il valore della qualità a cui tendiamo. Perché? Perché è fondamentale per poterli effettivamente gestire e per poter
avere dei costi sostenibili. Per cui questo lo dico soprattutto dal punto di vista delle aziende, piuttosto che dal punto di vista degli open data, dove forse la normativa ci impone altre cose. Però uno dei temi grossi è come definire la qualità dei dati. Qual è la qualità che il dato deve avere? Deve avere sempre il 100%? Non è detto. E in questo caso abbiamo detto deve essere legata all'utilizzo che devo fare di quel dato. Se la qualità è troppo bassa, non riesco ad estrarre il valore dei dati, ma a volte se la qualità è troppo alta, il costo di gestione di quel livello di qualità non è un beneficio per il business, per cui è giusto capire qual è il livello di qualità che i dati devono avere per l'utilizzo per cui sono stati prodotti e creati. E qua mi rifaccio a quello che è un po' il mantra del data management, data fit for purpose, il dato deve essere adatto allo scopo per cui è creato. E quindi diventa interessante questo aspetto, soprattutto nella vita delle aziende, qual è la qualità? Anche in questo caso ci riferiamo sempre alla catena del valore dei dati, in questo caso degli open data. Fra l'altro, sempre più avremo la parte relativa al settore pubblico, scusate, non mi va avanti, per esempio le utilities che alimenteranno il tema degli open data. Devo definire la qualità dei miei dati. I dati sono utilizzati per fare servizi, per prendere decisioni, per fare elaborazioni, per cui è interessante capire la qualità dei dati guida lo sviluppo dei servizi, degli use case che io potrò fare con questi dati. O gli use case definiscono la qualità che i miei dati devono avere. E qua purtroppo non c'è una risposta univoca e non ho la risposta univoca perché veramente dipende dal tipo di dataset, dal tipo di utilizzo e quant'altro. La cosa fondamentale però è, come diceva nell'ultima slide che vi ha fatto vedere il collega nell'intervento precedente, è gestire la data quality. E la data quality va gestita, la qualità dei dati, con un processo di miglioramento continuo. Quindi va gestita utilizzando un approccio che è molto simile al ciclo di Deming. Il ciclo di Deming ha un do anziché il deploy, ma sostanzialmente è questo. Quindi devo capire dove sono, pianificare l'assessment dello stato attuale, identificare le metriche, come abbiamo visto. Per la misurazione della qualità dei dati, devo definire processi perché mi consentano di misurarla in maniera continuativa, non solo durante l'assessment e migliorare la qualità dei dati. Devo verificare che effettivamente ciò che ho fatto sui miei dati mi abbia portato le aspettative in termini di qualità che ho definito e alla fine devo agire per risolvere eventuali problemi. Non devo limitarmi a aggiustare i dati, ma devo fare un'analisi delle cause che mi hanno portato ad avere un dato di bassa qualità. E quindi sostanzialmente il DMBOK suggerisce di mettere all'interno di questo ciclo alcune attività, quali definire il modello di governo della data quality, chi è responsabile della qualità dei dati, chi è che prende le decisioni su quelle che sono le dimensioni di qualità che un dato deve avere, il metadato su cui l'applico la caratteristica. Vanno definiti i requisiti di data quality, profilati, analizzati e valutate la data quality. Poi vedremo che questo non può essere fatto manualmente, ma dovete avere dei tool. Dobbiamo definire data quality indicator, regole di data quality, validarla e così via. Non voglio dettagliare, poi questo lo potrete trovare nella slide. La cosa fondamentale però è che se troviamo un problema, ricorsivo ai dati. Non dobbiamo accontentarci di risolvere e mettere a posto il dato, quindi fare data remediation, ma dobbiamo fare un'analisi delle cause per capire come eliminare la ricorsività di quel problema. E in questo caso vi ho riportato un esempio, giusto per applicare i concetti che ci siamo detti. Questo è un esempio, sono andato su internet, mi sono scaricato un open data legato alle piste ciclabili del comune di Milano, in cui vedete quelli che sono i campi. Questi sono sostanzialmente la caratteristica dei metadati, perché comunque rappresentano
cosa il contenuto. Ecco, la prima domanda, se io devo, ho questo dataset, quali caratteristiche di qualità applicare e su quali campi? Devo applicare l'integrità, l'accuratezza, l'affidabilità, la completezza? Cioè, quali sono le dimensioni della qualità? Una volta che io identifico quali dimensioni applicare su quali campi, poi devo passare a definire le misure. Vi ho fatto vedere precedentemente Domenico alcune delle misure, per esempio la più facile, la completezza, il livello per cui il dato include tutti i campi e i record rilevati piuttosto che l'unicità e così via. Quindi ho il mio dataset, definisco le dimensioni della qualità che mi interessano e su quali campi, metadati le devo applicare. Individuo le misure della qualità che mi servono. A questo punto devo crearmi degli indicatori, per cui dalle dimensioni della qualità identifico le misure della qualità, e in questo ci aiuta ovviamente tutta la normativa ISO e quant'altro. Dobbiamo avere degli indicatori, quindi metriche quantitative. Alcuni esempi di indicatori sono percentuali di campi considerati validi, percentuale di record considerati validi e così via. Per cui ognuna delle misure che abbiamo identificato deve avere collegata una serie di indicatori per poterli gestire e monitorare costantemente. Per cui avete i vostri dataset complicati, dobbiamo capire su quali metadati definire le misure, le dimensioni di qualità, come identificare le misure di qualità. Strutturare delle regole, definire degli indicatori e misurarli, non ce la fate a mano. Avete bisogno di software, avete bisogno di strumenti che vi consentano di poter gestire in maniera corretta tutti questi aspetti. Esistono dei tool, io ovviamente non troverete il nome di questi tool, ma ne potete trovare. Poi, se magari avete bisogno, mi scrivete e vi elenco, ve ne elenco una serie importante. Non si può gestire la qualità dei dati, così come non si può gestire, nelle lezioni precedenti avete parlato di metadati, di business glossary, di data dictionary, di data catalog e quant'altro. Non si può gestire con un Excel piuttosto che un Word, strumenti normali. Dobbiamo usare dei software. Esistono tanti software che ci consentono di fare la profilazione dei dati e quindi di poter gestire la qualità dei dati. Hanno assolutamente tools che consentano di validare la qualità a fronte di regole definite, ci consentono di comparare tabelle per fare la deduplicazione, hanno tool di machine learning che ci aiutano a migliorare l'approccio alle dimensioni di qualità e hanno una serie di reportistiche che consentono alle persone preposte di monitorare costantemente la qualità dei dati che andiamo a sviluppare. Per cui ho identificato le dimensioni, le misure, gli indicatori. Ho definito quelli che possono essere i tools. Devo definire in modo preciso i processi e le procedure che mi portano all'interno di quel ciclo di Deming a gestire costantemente l'attività. E quindi devo definire gli obiettivi, identificare le azioni, registrare l'attività che faccio. Fare l'analisi delle cause, vi garantisco, questo è un aspetto fondamentale. Quando trovate un dato che non è di qualità, trovate una problematica legata alla qualità dei dati, fate una root cause analysis per capire il perché e cercate di risolvere il problema alla fonte. Poi dovrete fare una bonifica dei dati e rendere sostenibile questo tipo di percorso. Ecco, in tutto questo è fondamentale avere le persone giuste al posto giusto con le giuste competenze, cioè anche in questo caso non potete pensare di non avere persone di competenza con la competenza corretta per gestire tutte le tematiche legate alla data quality. E in questo, e mi avvio alla conclusione per rispettare i tempi, il DMBOK ci aiuta nel definire quelli che sono
le regole per poter governare i dati, non solo dal punto di vista della data quality, ma come avete visto, la data governance era centrale rispetto a tutto il tema delle knowledge area, diventa fondamentale e ci dice come vari ruoli, come il data owner, il data steward, il data scientist piuttosto che il data analyst, possono interagire fra di loro. Per cui mi avvio alla conclusione con una sintesi delle cose che ci siamo detti. Abbiamo visto prima con la presentazione di Domenico che secondo lo standard ISO la capacità di creare valore dei dati richiede che ci sia la comprensione delle caratteristiche dei dati che ne determinano la qualità, che sia possibile misurarla, gestirla, generare report e assolutamente migliorarla. Quindi le dimensioni della qualità dei dati sono una caratteristica che deve essere misurata in maniera costante. Voi c'è sempre la famosa frase di Kelvin a vari attributi, non gestisco ciò che non misuro, non misuro ciò che non gestisco. Se volete misurare gestire la qualità dei vostri dati, dovete misurarla. La gestione della qualità dei dati e la data governance sono strettamente collegate e devono essere programmi continuativi e non iniziative isolate. Non basta risolvere i problemi della qualità che troverete, ma occorre analizzare le cause e infine i dati sono di alta qualità quando sono adatti allo scopo. Grazie mille, sono disponibile per le vostre domande e se avrete voglia di conoscere l'associazione, venite a trovarci sul sito o scriveteci. Grazie ancora. Grazie, grazie Franco, grazie a te, soprattutto perché ci hai ricordato quanto il tema della qualità sia strettamente correlato con il tema dei servizi, che poi appunto no, ricavati da un uso efficiente, no, corretto, coordinato dei dati su cui sono basati. Questo è un elemento che poi, in funzione delle nuove indicazioni contenute nelle linee guida, provenienti sempre dalla direttiva europea, e parlo specificamente dei dati ad elevato valore e dei dati dinamici, no? Sappiamo quanto le caratteristiche di qualità siano importanti, no? Da questo punto di vista, perché proprio facevi riferimento ai dati delle multi utility e delle società che gestiscono in concessione servizi pubblici. Ecco, il tema no, della qualità dei dati sulla mobilità è essenziale per avere dei servizi che siano efficienti ed efficaci, no, per gli utenti da questo punto di vista. Quindi questo link no, è fondamentale quando andiamo ad analizzare la qualità verso il servizio, no? Verso i servizi su cui appunto sono basati. Grazie, grazie a tutti. Abbiamo raggiunto il tempo massimo, siamo riusciti a rimanere nei tempi. Non so se Antonio vuoi chiudere con qualche indicazione o qualche altro spunto di riflessione, No, altrimenti volevo io. solo ringraziare i relatori, anche dai commenti abbiamo visto che gli interventi sono stati tutti apprezzati. A Franco Francia, vabbè, abbiamo raccolto, diciamo, dai partecipanti che sono interessati eventualmente ad approfondimento, anche a conoscere i tool che citava, magari anche in open source. Per cui magari io Antonio, ho risposto, pubblicheremo. puoi dare il mio Sì, indirizzo di mail e rispondo? pubblicheremo le slide. Se siete d'accordo, lo chiedo anche a Giuseppe, ovviamente metteremo l'indirizzo email sulla slide, in modo tale che chi è interessato poi può eventualmente contattarvi direttamente. Grazie mille ancora. Perfetto, grazie Antonio, ringrazio tutti i relatori, tutti i partecipanti e vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ultimo webinar del ciclo che appunto si occuperà diciamo, della fase conclusiva della pubblicazione e no, del riutilizzo, che è appunto il fine ultimo, se vogliamo, no, di questo processo di apertura, di validazione e di appunto pubblicazione dei dati stessi. Ottimo, grazie, grazie a Grazie tutti. a tutti. Appuntamento alla prossima settimana Grazie. e buona giornata a tutti. Grazie.